quando qui arriva qui vuol dire che è pieno. Questo è il lavandino del bagno. Ecco qua, questo è il materiale dell'herbe specker. Arieksce qua, comincia una nuova settimana al cantiere. Sono arrivate proprio in questo momento le sonde per le acque grigie e acque scure. Ci mancavano questi per poter sigillare l'impianto e fare la prova di tenuta alla massima pressione capienza. Insomma, li riempiamo finché non vomitano sti serbatoi, per vedere se i tappi tengono, se le sonde tengono. Ecco, quindi ora mi faccio spazio qui e buco. Per prima cosa è ora di far scendere questo WC da qui sopra, perché tanto ormai le misure sono state tutte prese. È solo un impiccio. Oddio, quanto peso! Diventa sempre più complicato, perché le cose cominciano a essere montate parecchie. È una roba da spostare uguale. Questa la mettiamo qui. Allora, ora sì che ci siamo. Sonda, bisogna fare il foro da 50 e poi regolare le bacchette per i livelli. Naturalmente ho perso tempo la prima volta con quelle delle chiare per fare tutti i calcoli, e in questo caso non farò altro che accorciare le bacchette nella stessa misura delle chiare. In questo caso va ragionato al contrario, ovvero il rosso si accenderà qui al contrario delle acque chiare. Quando qui arriva qui vuol dire che è pieno, quindi devo fare i 3/3, 2/3 e 1/3. Mettiamoci al lavoro. A differenza del posizionamento sul serbatoio delle acque chiare, qui una volta posizionata ho lo spessore giusto per sfilare i serbatoi con la sonda, però il filo fa questo arco perché qui c'è la plastica. Allora adesso gli mangio questo dentino in modo che il filo, in caso che debba sfilare i serbatoi, si appara alla sonda e non mi faccia questa gobba. Ho preparato le sonde, ho tagliato le bacchette per i livelli, ho fatto l'incasso per il filo, così ora rimane a filo quando le devo sfilare. Ora foro i serbatoi e li stampo. Io sono quello della batteria scarica quando vado a forare. Riprendiamo con la nuova batteria. Vale. E uno. E due. Ed ora solita ricetta, sigillante sul dado, guarnizione, e devo infilare il tutto qui dentro. Però prima devo far passare il dado. Sembra semplice. Poi i bracci dei bimbi qui. Via. E anche questa è andata. Ora si possono riempire i serbatoi al massimo livello e vedere se c'è qualcosa che perde. Aggiustiamo tutto quanto, tappi, sfiati, sonde, scarichi. Ma i scarichi l'avevamo già messi a livello, c'è l'acqua, non c'è anche
Diciamo che dobbiamo testare la parte superiore del serbatoio. C'è leggermente un po' di sporcizio fatto truciolame ovunque, ma non aspiro, perché prima devo bucare per passare questi, i due rubinetti che servono a portare l'acqua calda e acqua fredda sul doccino esterno. Ci ho messo due rubinetti perché l'inverno li chiudo in modo che non ci sia lungo il tubo dell'acqua esposta al gelo. E chi si arriva a precisetti vedi sta confusione, chi la senti? Non dovrebbe capitare. Dopo un lavoro pratico è ora di un lavoro teorico. Devo trovare il modo di sistemare questi tre inverter dove ho il mio culo in questo momento. Adesso li apro, come sempre li posiziono qui in terra e li guardo e ragiono sul da farsi. Questi sono i tre inverter dell'impianto. Sono due da 3000 watt e uno da 1500. Quello da 1500 sarà dedicato solo al frigorifero, mentre gli altri due da 3000 watt saranno uno dedicato alla cucina, quindi piastra induzione, lavastoviglie o lavatrice, e l'altro sarà dedicato alle altre zone del camper, quindi dinette per i computer, il forno in bagno, il forno a microonde sopra il frigorifero. Questo perché? Perché quello da 1500 sarà sempre acceso per mantenere il frigo, lavorerà a un quarto della sua potenza, quindi il consumo è anche irrisorio e anche lo sforzo dell'inverter. Mentre questi avranno zone di lavoro differenziate, uso differenziati. Così facendo, con questo sistema ho anche un backup, se si dovesse fulminare un inverter basta scambiare le spine e noi senza corrente non ci rimaniamo. Ed ecco qua i tre bambinelli. L'idea mia e di Stefano è di metterli in verticale, creare una struttura in alluminio che li mantenga così in piedi al giusto spazio in modo che l'aria circola. Qui davanti ci sarà una griglia con delle ventole per estrarre l'aria calda ed ecco ciò. Niente di difficile, però ecco, la struttura va fatta abbastanza robusta perché pesicchiano. Certo, sono un po' messi non del verso che vorrei, perché l'ingresso della corrente è da questo lato e l'uscita dall'altro, quindi devo fare giro di cavi così e così, il contrario di quello che mi servirebbe, però tutto non si può avere. Prendo quattro misure, faccio uno schizzettino su carta e poi con Stefano ci mettiamo a fissarli, e di solito facciamo il contrario di quello che abbiamo pensato, quindi vediamo quello che esce fuori. Un disegno l'ho fatto, due misure le ho prese, andiamo a tagliare l'alluminio. Ecco, ho tagliato il primo pezzo della L, questa è la base del quadrato che farà la struttura. Farò 8 pezzi così uguali, identici, sono 50x50, 4 ci farò la base, 4 il cappello e poi faremo le zampettine a venisù dove ci saranno attaccati gli inverter, 4 belle zampe grandi laterali e 2 più piccole per questo da 1500. Amo? È arrivato a Precisetti, attenzione al cantiere Precisetti, un ritorno. Eh sì, guarda, perché mi hai detto che mi è arrivato un pacco e lo devo vedere, devo aprire, e poi mi sono arrivati un sacco a casa. Ah, e quindi te li ho portati. Grazie. Quindi a casa è arrivato il lavello della cucina, il lavandino del bagno e i relativi rubinetti. Sì. E poi qui che confusione. Ma no, guarda, avrei pulito stasera prima di andare via, Ma è un caos! Ma è uno sporco da tutte le parti! Ma no, guarda, perché ho tagliato
qui, lì, ho forato. Ti piace quella, è la zona scalino, quella è la zona, ho messo le sonde. Oh, è quello di tutte, mi fa falle. Qui senza precisetti, scantiere, valare riva. Assolutamente. Va bene, ma ci vuole anche chi lavora a casa, altrimenti sì, tutto il resto valare riva. Tanto qua non avrei fatto niente per ora, finché non si comincia a verniciare i mobili. Guarda, adesso finiamo la parte base elettrica, poi ti taglio più pezzi di mobili e ora che dai le basi. Però guarda. No, mi piace, che bello. Circa. Va bene lo scalino lì? Sì. Va bene. Bello. Ma andiamo a scartare il pacco che è arrivato proprio per precisetti, c'è scritto. Sì. Eccolo qua. Il pacco che sarà? Ma da dove si apre? Non lo so, cerca, fammi vedere. Guardate, c'è scritto proprio precisetti. Che sarà? Voi? Adesso. Ma chi ce lo manda più che altro? Luciano Maccan! Ma mi riempi di regali, amore! Che bello! L'importante è che qualcuno ti fa i regali, così non te li faccio io. Esagerato, te me ne fai tutti i giorni. Che sarà? Non so. Conoscendo la professione di Luciano, che potrebbe sarà essere? Qualcosa per cucinare. Una padellina piccola! Una padellona grande! Il wok! Wok o padellona? No, questa è una padellona grande. E questo è il wok. Il famoso wok. Ma che ma bello. Bella, guarda che roba bella. Ma queste le adoro. Queste sono bellissime proprio. Oh. Grazie Luciano. Luciano mi ha raccontato che era al mercato con i suoi prodotti e è arrivato una persona e ha detto: queste padelle le ho viste nel video del Bacci, le voglio anch'io. Guarda com'è bello il wok. Bello. Qui già mi ci vedo risaltare, che ne so, la carbonara, la gricia, tutte queste cosine così tipiche. Bello. Il problema dei viaggi è che la pancetta o il guanciale finisce sempre troppo presto. Vai, rimettiamo a posto che diamo un'occhiata anche al frigo. Questo lo scarti te? Intanto qualcosa fammi scartare, lo so che tu sei l'addetta allo scarto. Abbiamo preso un frigo a 220, per chi aveva perso come andava la storia, semplice, piccolino, all'incirca piccolino, io perché sono sempre 200 e passa litri, però bello, anche il colore ci piace. Sì, non è abbozzato, non è rovinato, l'importante era questo. Oh, precise, tanta roba. Oggi è come se fosse Natale, eh? Questo è tutto quello che è arrivato a casa, ora ce n'è un altro di pacco. Guarda com'è felice, come se fosse Natale. Questo è il lavello di cucina. Lo apro subito. Facci vedere se ci piace questo lavello. Bello! È abbastanza grande. La piletta e tutti i tubi. Certo. Bello. Ci piace. Questo è il lavandino del bagno. E questo ci abbiamo messo un po' per trovare quello giusto. Ah, è bellissimo! Facci vedere. Aspetta che scivola. Ecco. Mi scivola. Così facciamo subito l'inaugurazione, eh. Bellino. Sì. Ovalino.
che ci sta bene, non è grande, non è piccolo. Non è né una sputacchiera né un lavandino grande, una giusta misura. Però è strano, non c'è la piletta. Va bene, non ce ne faremo una ragione. Buongiorno dal cantiere. Anzi, mo siamo arrivati all'ora del pranzo, ma stamattina sono arrivato e mi sono messo a lavorare a testa bassa perché ci avevo le idee qui e le devo subito trasformare in materia. E ecco quello che è scappato fuori. È stato tutto stamattina a tagliare e questo è il supporto del I3 inverter. Sopra ci sarà un altro cappello come la base, quindi possiamo agganciare inverter sulle zampette. Qui mancano le zampette ancora, e questi, una volta infilato sulla cassapanca questa struttura, gli inverter si possono sfilare da sopra, quindi è una cosa stabile, robusta e leggera, come piace a me. Ebbene, quindi qualcosa ho partorito, perché alla fin fine passa il tempo, sembra che non viene fuori niente, poi nel giro di poco puff, compare realizzato. Ora facciamo pausa pranzo, poi come al solito dopo pranzo noi saldiamo se Stefano è libero da impegni e poi proseguo con altre piccole idee che ho qui, che le devo mettere a punto prima che mi si freddano. Anzi, adesso metto anche il cappello. Ho preparato i pezzi per la saldatura, li ho spaiettati tutti e ora li sgrasso con l'acetone, così sono pronti, belli puliti. Ecco qua, questo è come verrebbe il risultato finale. Questo, beh, l'ho progettato per essere infilato da sopra. Voilà, questa è la composizione. Sembra venuto un bel lavoro. Voi che ne dite? Detto ciò, direi che è ora di chiudere il cantiere e passare dall'altro lato del capannone, perché stanno grigliando. Ho visto già passare delle salsicce secche, una formettina di formaggio per l'aperitivo e mi avvio, perché sennò non ci trovo niente. Buongiorno dal cantiere. Riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero la sistemazione degli inverter. Ma è un lavoro che però va un attimino accantonato. Intanto abbiamo visto che la nostra struttura funziona, con gli spazi ci siamo e tutto quanto. Perché va accantonato? Perché in contemporanea a questo devo fare altre cose. Ovvero, siccome lì dietro ci passerà l'impianto dei termosifoni, devo anche improntare i termosifoni prima di proseguire con questo lavoro, perché accanto a questa struttura ci sarà la struttura per attaccare i caricabatterie e dietro ci sarà il passaggio dei termosifoni. Non è che stiamo zompando di palo in frasca con questi lavori, è che è un puzzle, vanno incastrati i pezzi, quindi è inutile proseguire in una direzione e poi magari ti accorgi che no, non c'entri nell'altra con i termosifoni. Quindi andiamo verso la cellula che vi faccio vedere quello che dobbiamo fare. L'impianto dei termosifoni partirà da lì, da questo spigolo. Da lì verranno su i tubi, perché nella parte sottostante sul telaio verrà fatto lo scomparto per mettere i due bruciatori e best packer, un'aria e una liquido. Una volta che siamo venuti su, bisogna fare il giro così e calcolare bene i spazi. Ecco perché abbiamo un attimino interrotto il discorso della struttura delle degli inverter, perché vogliamo posizionare i due termosifoni che vanno lì, lì e lì. Questo tanto non ho problemi, e volevo vedere gli ingombri di questo, perché anche in base agli ingombri come fare la presa d'aria per far prendere l'aria fredda in modo che c'è lo scambio con i termosifoni ed esca aria calda. E quindi dobbiamo fare questa cosa, ma prima di arrivare a questo punto dobbiamo posizionare i due bruciatori, perché se non ci abbiamo lo spazio sufficiente o vediamo delle curve strane, bisogna cambiare posizione sia di ingresso che di uscita del liquido. Quindi
sospendiamo un attimo e andiamo avanti con il lavoro del bruciatore, del posizionamento. Ora vi faccio vedere dove. Siamo arrivati nella parte sottostante la cellula. I bruciatori andrà fatta una struttura per essere posizionati qui. Ora se li mettiamo in orizzontale o in verticale ancora non abbiamo deciso, li devo prima aprire, guardare gli ingombri e poi fare un mini progettino, ma devo andare avanti anche con questa struttura perché da qui a qui ci va il serbatoio, quindi mi servono anche gli ingombri. E ritorniamo al discorso che qui è tutto un puzzle. Tocca cercare di fare un pezzettino a destra, un pezzettino a sinistra, un pezzettino di un settore, un pezzettino dell'altro, in modo che il lavoro scorra tutto insieme. Anche perché è una questione di logistica, non è che una volta che ho finito qui ordini i serbatoi e arrivano così. Mi devo portare avanti con il lavoro, ci vuole del tempo per fare avere i serbatoi. E quindi sono un pochino incastrato in tutto questo. Perché poi oltre il problema del fissaggio degli ingombri è anche il passaggio dei tubi, perché il passaggio dell'aria calda andrà fatto qui. Fate conto che qui abbiamo il boiler e questo è il quadrato sotto il mobile della cucina dove andrà, dove usciranno i tubi dell'aria calda e i tubi dell'acqua calda. E ci sarà anche uno scambiatore e ci sarà un serbatoio di liquido, perché questo impianto per funzionare ha bisogno di la sua vaschetta di espansione da 1,5 litri più un serbatoio di accumulo di 7 litri per riempire tutto il circuito, ma lo vedrete più avanti. Intanto continuiamo con queste misurazioni e idee. Scusate se ogni tanto mi dilungo con chiacchiere, ma cerco di farvi capire quello che sto facendo, perché altrimenti voi con l'immagine vi trovate che passo dall'inverter al riscaldamento ad altre, ai serbatoi. Tutto questo insomma ha un filo logico, anche se non sembra. Un altro lavoro da terminare prima di mettersi a aprire tutta la roba di Herbespecker è quella del posizionamento di due rubinetti dell'impianto idraulico, gli ultimi due che ho preparato in preassemblaggio sono questi. Va forato il pavimento, fatto uscire fuori questo, sono l'acqua calda e acqua fredda della doccetta esterna. Ho dovuto mettere un rubinetto dentro la cellula perché quando è l'inverno voglio chiudere questa mandata, tanto fuori non si utilizza perché i due tubi saranno esposti al gelo fuori e non va bene, quindi lascerò l'impianto sempre vuoto in inverno. Dovrebbe essere l'ultima, perché già l'ho detto l'altra volta, sistemazione dei raccordi degli sfiati. Perché avevo sistemato questi sfiati direttamente sui serbatoi. Questi sono gli unici raccordi dove non c'è stato messo il controradar all'interno del serbatoio, perché sono piccoli, non arrivano e non c'è verso di studiare nient'altro. Pensavo di aver risolto mettendo questi, ma invece non sono un granché. Questo perché? Perché la filettatura qui di plastica, non so se si vede, è piccola, cioè è meno profonda di quello che può essere quella in ferro. Vedete la differenza? Com'è più marcata? Quindi li svito tutti dai serbatoi e infilo questi con l'adattatore in ferro. Questi sono molto, ma molto stabili, questi proprio non si muovono, non vengono più via. E così ho risolto anche questo degli sfiati. Stavolta è veramente l'ultima, ragazzi, non ci metto più mano. Però se tanto di un lavoro non sono convinto, è inutile far finta di niente e passare ad altro, perché ci si ritrova con il problema solo più avanti, è solo rimandato. Ci ho messo mano, questa mi pare la terza o la quarta volta, però alla fin fine ho trovato la quadra. Per farvi capire la differenza, questi li svitavo e li riavvitavo a mano, questi occorre la chiave. Perché sono duri, perché la filettatura fa più presa, non c'è niente da fare. Queste sono tutte cose di cui mi sono reso conto
strada facendo mentre facevo l'impianto. Quando tanto una cosa non va, inutile insiste, bisogna trovare un'altra strada. Ci ho perso un po' di tempo, ma tanto il tempo perso oggi è quello guadagnato domani. È un lavoro alla fine di mezz'ora a cambiare tutti i raccordi. Ora sì che sono soddisfatto, non si muove. Ora foro per sistemare i rubinetti. Col trapano angolare è una volata. Forato, ecco come vengono, devo andare più giù. Vado sotto la cellula a fare il resto del buco. Ho messo i due raccordi. Quando sarà il momento collegheremo i tubi. Un'altra cosa che devo fare sull'impianto idraulico è mettere il rubinetto qui sulla linea del freddo del boiler, dell'acqua fredda, perché questo boiler non ha un rubinetto per essere svuotato. E se c'è una perdita, scoppia un flessibile, come si fa? Quindi ho costruito già la T per intercettare il tubo dell'acqua fredda e da qui con un tubo scaricherò a terra. Ma il problema è che il boiler è pieno d'acqua e quindi le cose sono due: faccio un taglio e infilo il rubinetto al volo, da solo però mi sa un'operazione molto improbabile, ci vuole almeno precisetti con un po' di straccia a tamponare, oppure lo stacco dal punto più basso, tengo il tubo alto così e poi lo svuoto piano piano. Però non è un'operazione da fare oggi. E comunque aspetto, perché anche la direzione di dove bucare, perché qui ci andrà, vengono su i tubi dei due Eberspacher, aria e liquido, quindi ci sarà il tubo grande dell'aria e i due tubi del circuito dei termosifoni, più ci devo mettere un serbatoio da circa 7 litri d'acqua per l'impianto dei termosifoni. E allora aspetta anche dove posizionare sto rubinetto per vedere dove bucare per scaricare. E un altro buco che devo fare è questo tubo nero che ho parcheggiato lì, quello è il tubo che va, viene dal raccordo del sovrappressione. In caso il boiler c'ha qualche problema, va in sovrappressione, si apre la valvola e scarica, però toccherà farla scaricare per terra, non dentro. Quindi qui non posso fare altro. E allora è giunto il momento di andare a controllare il materiale che è arrivato, l'Eberspacher, perché lo devo tirare fuori per prendere le misure per la famosa cassettina esterna. Andiamo. Ecco qua, questo è il materiale dell'Eberspacher. Sono tre scatoloni più, vabbè, uno scatoloncino che è la seconda pompa che è arrivata in un secondo momento. Partiamo da questo. Qui ci dovrebbe essere il kit con il riscaldatore ad aria, pompettina. E ecco qua l'attrezzo. La seconda pompa per l'impianto, perché poi vi spiegherò anche come facciamo con l'impianto, oppure ve lo posso anche raccontare mentre apro i scatoloni. L'impianto, questo liquido per termosifoni, avrà due piastre di scambio e quindi due pompe. Una piastra di scambio in una pompa servirà per scaldare il motore, il liquido del motore, mentre l'altra pompa e l'altro scambiatore servirà per far funzionare il boiler, solo il boiler. In questo modo, con una leva a tre vie, si può decidere se far funzionare tutto il riscaldamento, compreso il boiler, solo il boiler, o far funzionare il riscaldamento del motore. Questo è l'idraulic. Questo è il cuore del nostro impianto di riscaldamento, l'idraulic. Più abbiamo aggiunto un'unità ad aria calda. Ma perché tutto ciò? Perché il riscaldamento a liquido è la cosa più confortevole che c'è, non fa rumore, ha un riscaldamento costante, però quando è freddo ci mette un po' per arrivare a temperatura a lavoro,
mentre in quelle situazioni che vi serve una botta di calore istantaneo, magari la mattina quando vi alzate, quella mezz'oretta, o per fare una doccia e tutto quanto, quella d'aria è più indicato. E così facendo abbiamo anche due tipi di riscaldamento in caso non andasse in blocco uno. Il progetto dell'Hydronic, tutti i suoi componenti, fra piastre, serbatoi, boiler e tutto quanto, è stato fatto in collaborazione con Eberspacher, ci hanno progettato un impianto, diciamo, su misura. E di questo siamo molto contenti. Ora tocca solo installarlo. Negli altri scatoloni ci sono gli altri componenti. Mancano le due piastre di scambio Danfoss che devono arrivare, e nei scatoloni, come dicevo, sono gli altri componenti, quindi vediamo un po', per esempio il termostato digitale, tubazioni, staffe e via dicendo. Guardate quanta roba c'è da montare. È uno scatolone di cablaggi. Questa è la vaschetta del liquido che va messa dentro un pensile, termostato, controllo, pompa, pulsanti, tubi, altri tubi. Ce la faremo, a parte che poi Stefano è un installatore Eberspacher e sta roba la conosce a memoria, quindi non ho un dubbio. Adesso stanotte progetto la scatola per i due riscaldatori e domani quando vengo qua faccio un disegnino. A domani.